Salve ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi raga, nuovo titolo. Ebbene sì, in questo periodo non so se state notando che sto iniziando a portare un pochettino di varietà anche qui sul canale. Perché? Perché sinceramente mi sono un po' scocciato di portare solo e solamente farming, dato che il mio canale è nato come canale di simulatori e non canale farming, anche perché non mi chiamo Farming for Life ma Simulator for Life. Quindi direi che un po' di varietà non guasta mai. Oggi dove siamo? Siamo su Planet Zoo. Allora, prima di partire vorrei ringraziare gli sviluppatori del gioco che mi hanno rilasciato la chiave con tutti i DLC, quindi ho il gioco completo da potervi portare e testare precisamente insieme. Quindi ringrazio gli sviluppatori. In secondo luogo, vorrei portare Planet Zoo perché è un gestionale che sempre mi è piaciuto. È un bellissimo gestionale di gestione ovviamente di uno zoo, quindi dovremo andare a creare quelli che sono i recinti, mettere gli animali, un sacco di animali, ma veramente tantissimi animali ci sono. E poi la cosa bella è che sono fatti proprio bene, il comportamento, proprio la grafica, è veramente un giocone raga. Quindi, se vi potrebbe interessare come serie, io avevo pensato di fare una serie in realtà un pochettino più in timelapse, più che tanto parlata. Farò delle poche parti parlate e un pochettino più di parti in timelapse. Secondo me potrebbe risultare una cosa molto molto carina, che comunque in giro non ho visto, perché di solito tutti i gameplay che vedo di Planet Zoo sono sempre molto spiegati e parlati. Invece così in timelapse potrebbe risultare secondo me un po' più carino. Fatemi sapere quindi se può interessarvi. Io direi che possiamo partire subito. Per praticità ho già creato il nostro zoo. Siamo in difficoltà media, siamo in una bellissima zona temperata, in una bellissima prateria della zona temperata. Ecco qua, questa è tutta l'area dove sorgerà il nostro zoo. Siamo più o meno dalle nostre parti, comunque, se vedete più o meno i colori e le tonalità sono quelle. E questo è l'ingresso dello zoo. Partiamo con circa 100.000 euro, in realtà ce ne sono 104 perché non riuscivo a mettere proprio 100.000 preciso, perché il contatore o mi andava a 98 o a 104, ho messo 104. E poi 1.000 crediti salvaguardia, questi serviranno più che altro per andare ad adottare gli animali da poi inserire nello zoo. La cosa bella di Planet Zoo è che si possono fare i parchi a tema, tipo a tema africano, a tema cinese, giapponese in realtà, a tema indiano, ed è quello che faremo. Tutte le varie zone del nostro zoo lo andremo a fare a tema, quindi tutti gli animali africani, insomma, li andremo a mettere nella zona africana, tutti quelli giapponesi nella zona giapponese, quelli indiani nella zona indiana, insomma. Ma prima di partire ovviamente dobbiamo creare l'ingresso, quello che sarà il nostro ingresso, quello che sarà la parte principale e probabilmente anche la più importante per l'impatto dei visitatori. Quindi andrei a creare subito una bella zona per ristoranti di cibo e bevande, zona toilette e la zona dello staff. Adesso io ovviamente vi faccio un po' di timelapse, intanto voi ve lo godete e ci rivediamo a conclusione di questa prima zona, così poi andiamo a mettere anche i primi animaletti. Adesso devo pensare a che animali mettere, ma già qualcosina in testa ce l'ho. Comunque, detto ciò, ci becchiamo appena finisco. Thank you.
Ok raga, allora ho tracciato un pochettino quelli che sono i contorni, insomma, di quello che sarà il nostro zoo. Vi illustro che cosa ho messo a grandi linee. Non mi piace tanto sta zona qua perché vedo che ci sono un po' troppi alberi. Forse andrò a levare, ecco, un qualcosina probabilmente. Questa zona qua che ho ricoperto di alberi, giusto perché se no potrebbe dare fastidio ai nostri bei ospiti che vengono. È la zona staff con cui abbiamo la zona di quarantena, la sala, diciamo, per lo staff, sala meccanico, questo qui la zona di ricerca. Poi abbiamo questo qua il centro di scambio. Questo non mi ricordo che cos'è, sinceramente. E questo è la clinica veterinaria. Servirà poi allo staff per fare le loro belle cosine. Qui abbiamo i bagni pubblici proprio messi in ingresso e qui invece abbiamo l'area ristorazione con punto vendita, punto informazioni proprio all'ingresso dello zoo, punto per la vendita dei souvenir e per il momento due di questi, uno per le bevande e uno per il cibo. Voi vi chiederete perché non l'hai messo verso la strada principale? Perché verso la strada principale si creerebbero code e ingorghi e non potrebbero passare oltre i nostri, diciamo, clienti, chiamiamoli, i nostri visitatori. Ecco, non mi veniva la parola, i nostri visitatori. Direi che non è male, sono abbastanza soddisfatto. Questa strada qua, se ve lo state chiedendo, è solamente per lo staff, quindi i nostri visitatori non potranno entrare all'interno, quindi questa zona rimarrà totalmente privata, perché purtroppo questi edifici, come vedete, hanno un impatto negativo sui visitatori, quindi più stanno lontani, come vedete hanno un'area di cerchio che implementa l'area di negatività e noi siamo ben lontani sia dalla struttura dei bagni che proprio dalla strada principale dei visitatori, quindi siamo tranquilli. Queste strutture andranno messe a giro poi lungo tutto lo zoo, diciamo, perché serviranno poi ai nostri addetti, diciamo così. Ma parlando più in generale, più nello specifico, andando qui nella sezione zoo e andando nella sezione staff, possiamo trovare tutto lo staff. Attualmente abbiamo quattro venditori, ognuno si occupa dei quattro piccoli punti vendita che ho messo, e qua invece possiamo assumere lo staff. Adesso lo andremo ad assumere, ma prima di assumerlo dobbiamo creare ovviamente un'area di lavoro. L'area di lavoro è quella cosa che permette agli nostri operai, ai nostri dipendenti, di capire dove devono andare a intervenire. In questo caso noi questa la chiameremo area di lavoro 1, come è già prestabilito, come vedete qui, e dobbiamo inserire i bagni, che poi andranno puliti, questi cosi qua per i venditori, i bancomat, perché poi i meccanici ogni tanto si rompono i bancomat, quindi il meccanico dovrà andarli ad aggiustare, e i tornelli d'ingresso, che anche questi potrebbero rompersi, più tutta l'area dello staff, insomma. E questa è l'area di lavoro che abbiamo creato. Ora, andando di nuovo in staff, direi che iniziamo ad assumere un paio di dipendenti. Ovvero, partiamo con l'inserviente che si occupa ovviamente della pulizia e in realtà anche del portare gli animali nei recinti. Assieme al veterinario si occupa di queste cose qua. Ma per precisione si occupa più che altro della pulizia del nostro bello zoo. E la prendiamo. Poi abbiamo il custode che si occupa di dar da mangiare e pulire i recinti degli animali e ne prendiamo sempre uno. Poi prendiamo il meccanico che ovviamente si occupa delle strutture, tra cui anche i recinti che siano a norma, che funzionino, che non siano rotti, perché se no potrebbero scappare gli animali e lì sarebbe un problema. La sicurezza ovviamente si occupa della sicurezza del nostro zoo. I venditori ce ne abbiamo già 4, quindi non servono. Prendiamo ovviamente il veterinario, che sapete benissimo che cosa serve. E l'educatore, che è un nuovissimo staff, diciamo così, è una nuovissima forma di staff e serve per educare i nostri visitatori una volta che si avvicinano a un habitat, a un recinto. Quindi farà una piccola spiegazione, poi potrà far lanciare anche il cibo all'interno dell'habitat, così da far avvicinare gli animali, insomma. Però si sente abbastanza bene. Adesso, vabbè, ovviamente i soldini stanno scendendo, siamo partiti con 100.000, adesso siamo già a 61.000 perché abbiamo creato tutta questa bella zona qua. Loro adesso si dovranno ovviamente ambientare, ma prima di fare altre robe direi che è il caso di andare a creare un bel recinto. Creiamo il recinto e poi ci risentiamo.
raga, creato il nostro bel recinto. Allora, l'ho fatto di vetro. Perché l'ho fatto di vetro? Perché in realtà voglio mettere un animale che non è troppo pericoloso come primo animaletto, direi. Allora, vediamo un attimino quale animale possiamo iniziare a mettere. Io metterei ovviamente un animale un po' piccoletto perché non vorrei far creare troppi danni, anche perché qui c'è il vetro, mo. E sarei tentato a prendere un qualcosa di piccolo, di non troppo ingombrante, che non possa volare via. Ma non sarebbero male i fenicotteri, effettivamente. Che ne dite? Ma sì, partiamo con i fenicotteri, dai. Che sono comunque belli maestosi all'ingresso del recinto. All'ingresso, voglio dire, dello zoo. Secondo me ci può star bene un bel fenicottero. Allora, dobbiamo prendere quelli un pochettino più, come vedete qua, dalle medaglie, che possono, diciamo, produrre più attrattività. Ecco, mi sfuggiva il termine. Questo va per forza adottato. Invece, questi si può adottare con i punti salvaguardia. Ok, questo lo adottiamo e questo lo adottiamo. Ottimo. Andando adesso nel deposito animali, li selezioniamo tutti e due, li inviamo allo scenario e adesso vediamo in realtà come dobbiamo allestire lo scenario, perché comunque hanno bisogno anche di un po' di robina. Ecco, come vedete, l'inserviente e il veterinario vanno a prendere le scatole contenente al centro di scambio, ovviamente, contenente i nostri fenicotteri. Intanto hanno un po' di cose basse, quindi partiamo con hanno bisogno di una superficie in cui nuotare, ovviamente, perché i fenicotteri stanno negli specchi d'acqua, quindi dobbiamo andarli a creare la superficie con cui nuotare. Quindi andiamo qui su scolpisci e andiamo a creargli almeno 137 metri quadri di acqua. Lo farei qui nella zona più in vista, così almeno vediamo come va. Adesso in teoria già sta roba qua dovrebbe già andare bene, in realtà. Ottimo. Un bello specchio d'acqua gliel'abbiamo già dato, quindi stanno già molto meglio. Per quanto riguarda invece qui, hanno il terreno un po' bassino, quindi dobbiamo togliergli un po' di erba. Voilà, ok, ottimo. Il terreno gliel'abbiamo sistemato. Ora hanno bisogno di un rifugio al coperto e va bene. Poi di che cosa avete bisogno? Di un po' di dotazione. Per quanto riguarda la socialità, ci sono pochi adulti, ok, però beh, insomma, è un pochettino proprio poco. Avranno bisogno forse di un gruppo un po' più numeroso. Vediamo a questo punto se possiamo già adottarne. Nel frattempo gli creiamo un bel rifugio al coperto, quindi andiamo su Habitat, andiamo sui filtri, selezioniamo la specie, in questo caso il fenicottero. Per quanto riguarda, mancano solo le dotazioni alimentari, quindi poi per il mangiare, eccetera. Quindi andiamo a mettergli le dotazioni alimentari e i giochi, insomma. Direi che, raga, è veramente, veramente molto carino, molto carino. Allora, vedo che stanno iniziando ad entrare un pochettino di visitatori già. Ottima cosa. Gli mancano solamente a questo punto le dotazioni, quindi i giochi, i vari giochini per loro. Ah, no, in realtà anche le scodelle del cibo. Allora, da quello che ho capito, bisogna mettere le scodelle di cibo e acqua vicino a comunque dove stanno loro, perché attira più visitatori. Io le metterei di qua, così almeno abbiamo coperto un pochettino tutto. Da questo lato abbiamo il rifugio con lo stagno, da questa parte vabbè l'ingresso, e da questa parte mangiano. Ok, ottimo. Direi che è molto molto più carino. Da quello che ho visto non hanno bisogno di questo mi sa che era malato, raga, questo era malato. E infatti scoperto animale malato, perfetto. Non hanno bisogno, da quello che vedo, di copertura di piante. Possiamo metterne qualcheduna comunque, perché direi che almeno un paio gliele metterei, giusto da abbellire un pelino. Ok, questo è il nostro primissimo habitat, raga. Spero vi piaccia. Sono un bel po' malati sti animaletti. Per aumentare i soldi, la cosa importante da fare è questa. Andando nelle strutture, andando qui, andiamo nei preferiti perché dovrei già averle inserite. Eccole qua, abbiamo le cassette per le donazioni. Queste sono molto importanti perché ogni volta che ci si avvicina a diciamo, a un recinto, i nostri visitatori possono fare una donazione, che è quella che poi ci servirà per, insomma, andare avanti con la carriera, ecco. In oltre modo, però, dobbiamo anche farli capire che cosa stanno controllando e guardando. Quindi dobbiamo mettere i cartelloni didattici. Oltre ai cartelloni didattici vanno messi anche gli altoparlanti per la didattica, che andiamo a posizionare a fianco a ogni cartellone, così da far capire,
sempre ai nostri visitatori che cosa stanno guardando, e qui c'è una breve presentazione dell'animale, ovviamente in questo caso i nostri amici fenicotteri. Come vedete qua sono gialli perché l'elettricità arriva, invece dall'altro lato del recinto sono neri perché l'elettricità non arriva, quindi dovremo andare a mettere un trasformatore o comunque un qualcosa che ci permetta di far arrivare l'elettricità. Questo invece è il punto di lezione dei nostri educatori. Adesso lo andiamo a mettere nella zona un pochettino più bella, quindi direi qui. Ecco, come vedete qui raga è circa al 66-67%, ecco, mettiamolo qua, 67%, che è perfetto. Allora fermiamo un secondo il tutto perché dobbiamo comunque andare a settare il fenicottero. Come vedete qui è apparso perché qui l'elettricità ce l'abbiamo, quindi già questi sono funzionanti. Ok, messo tutto, quindi ci siamo. Adesso andiamo a vedere per quanto riguarda nelle strutture, andiamo sulle utenze. Allora, come vedete il pannello solare è l'unico che non dà fastidio ai nostri amici visitatori, per il resto le altre cose danno un po' fastidio, quindi sarà meglio andare a mettere per il momento questo robino qui, così non ci dà troppo fastidio. Lo andiamo a mettere all'incirca qui, tanto va più che bene. Vai così. Ok, abbiamo ricoperto di energia il nostro bellissimo parco, cioè parco, il nostro bellissimo habitat più che altro. Lo andiamo però a mettere nella zona staff, perché sennò poi il meccanico non può andare a elaborare l'area di lavoro. Andiamo a mettere nell'area di lavoro anche questo, questo e questo. Sono un po' degli sporcaccioni, buttano sempre l'immondizia per terra, e allora è meglio mettere un bel po' di bidoni qui e là. Allora dovremmo esserci. L'unica cosa che ancora metterei, perché sennò poi questi mi vanno a far danni, le telecamere, andiamo a mettere un po' di telecamere sparse per l'habitat, così che non ci sono atti di vandalismo. Dovremmo già esserci. Come sentite, avvicinandoci arriva il segnale. Questo è l'intervallo, cioè la grandezza. Non si devono intersecare, ecco, in questo caso si intersecano, non va bene. E questo aumenta la didattica del nostro zoo, che è molto molto importante. Che ne dite, con questo bellissimo tramonto io potrei anche fermarmi qua. Detto ciò raga, io vi mando un grosso saluto, guardate che bellezza con i nostri bellissimi fenicotteri. Vi faccio vedere ancora una volta un bellissimo fenicottero. Raga, devo dire che è una cosa veramente spettacolare. Io direi che possiamo concludere qui il gameplay. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa bella serie, spero vi piaccia vivamente, perché a me piace tantissimo questo gioco e spero che piaccia anche a voi. Fatemi sapere con un like e un commentino cosa ne pensate. Io per il momento, nel frattempo che i miei cani abbaiano proprio al pennello, sono arrivati, vi mando un grosso saluto e direi che ci possiamo vedere al prossimo video. Ciao a tutti!